John Bourne, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. È ufficiale, Li Aich e Iago Falque si sono trasferiti entrambi al Torino. Hanno preso in pacca e se ne sono andati al Torino, bene così. Cioè, bene così, sì, insomma, vabbè. Alla fine Li Aich era un giovane, promettente, buono, bla bla bla, che purtroppo non si è riuscito mai ad esprimere a grandi livelli. A Firenze c'era quasi riuscito, poi la testa matta lo ha portato via da Firenze, è andato a Roma. A Roma stava giocando bene, la testa matta l'ha portato anche via da Roma. Poi vabbè, all'Inter ha fatto il solito mese buono, perché sti slavi sono tutti un po' discontinui. Cioè, che ne so, Li Aich, pure Savic mi viene in mente, che ne so, cioè è pieno zeppo di slavi discontinui. Capisco perché, mo non so perché mi è venuto il blocco, ma ve ne giuro, ve ne potrei citare 20. Cioè, veramente sono tantissimi discontinui. Anche lo stesso Pjanic, che è fortissimo, è parecchio discontinuo certe volte. Ma non dico solo lui, c'è Ilicic, che una volta si sveglia bene, una volta si sveglia male. Kalinic, cioè è pieno di questi giocatori, diciamo, slavi discontinui. Comunque, Li Aich era, diciamo, il capo della discontinuità, davanti a tutti c'era lui, quindi la cessione, diciamo, non è poi così dolorosa. Mi dispiace giusto perché poteva veramente diventare un gran campione e potrà ancora diventarlo magari al Torino, però comunque fosse diventato un gran campione a Roma avrebbe fatto più che piacere. Iago Falque invece mi ero sbagliato sul suo conto, sono stato molto molto contento quando è arrivato a Roma, purtroppo è un giocatore non da Roma, è un giocatore che so da Torino appunto, quindi complimenti a lui, da Genoa, da Sampdoria, da comunque nulla togliere a queste squadre, però comunque è un giocatore che deve giocare una dimensione più piccola. Iago Falque ha giocato, diciamo, bene. Diciamo che vi spiego quello che intendo con bene, che Iago Falque è quel giocatore che non dà mai il punto in più. Come posso dire? Che tipo arriva al suo limite e poi non diventa mai il giocatore che cresce. Per dirvi questa, ogni volta Iago Falque arriva ogni volta a fondo campo, potrebbe magari prendere la sua cazzutissima testa, il suo cazzutissimo coraggio e mettere una palla al centro per crossarla, invece ha sempre, per tutto l'anno, preferito tornare indietro e fare il passaggetto, che è vero che gli garantisce la possibilità di non sbagliare mai, perché dice la passo indietro, che cazzo ha sbagliato, io poi la metterà dentro Digne, la metterà dentro chi che sia, però se non fai mai il grande passo, resti un giocatore mediocre. Infatti alla Roma la sua stagione non è stata proprio eccezionale, anzi mi aspettavo molto di più. Nulla, diciamo, da nulla con Perotti, insomma, oggi non c'ho tante parole, ragazzi. Comunque, nulla in paragone con Perotti, che ha fatto una stagione della Madonna, si è sempre proposto. Non voglio totalmente bocciare Iago, alla fine mi dispiace. È un buon gregario, non ha mai rotto il cazzo per giocare, ha sempre dato tutto per il gruppo, ha sempre detto dai ragazzi ce la facciamo, anche se stava in panchina con Spalletti. Iago Falque non ha visto più il campo, però comunque non è stato quel giocatore comunque che tu dici è fondamentale per la Roma, quindi la sua cessione non mi tocca più di tanto. Sono contento che entrambi andranno a giocare in una squadra in cui potranno far bene, il Torino si va a rinforzare, se magari Cairo decide di darci un cazzo di giocatore, che so 15 anni che stiamo a prestito i giocatori di merda del Torino, Glick e Bruno Peres e Maximovic e Baselli e Zappa Costa e che cazzo, poi arriva Cairo, mi dai quello, vai, mi dai quell'altro, vai, ma riusciremo a prendere qualcuno anche noi del Torino, santo Dio? A parte questo, se riusciamo magari a fare qualche trattativa con Cairo, e ci sono molti giocatori del Torino che ci interesserebbero, penso, almeno a me, che mi interesserebbero da vedere nella Roma, vedi Zappa Costa, Baselli, Benassi, vedi, vabbè, Moglic se n'è andato, Maximo ci mi fa schifo, però vedi chi è rimasto? Bruno Peres. Comunque sono parecchi giocatori molto buoni del Torino, quindi qualora potessero, diciamo, arrivare a Roma sarei molto molto contento. Detto questo, ragazzi, allora, a me non mi dispiace molto di queste due cessioni, sono contento perché si va a sfoltire la rosa, a prendere dei milioni, si è trovato anche una buona piazza per entrambi. Lei ci ha rotto il cazzo 15 giorni, poi alla fine ce l'ha fatta a convincersi ad andare al Torino, quindi in bocca al lupo a tutte e due. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui, ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto cagare ovviamente un dislike. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di queste due cessioni, di Li Aich e Iago Falque. Noi gli esterni siamo a posto, abbiamo Esciaraui, Perotti, Iturbe e Salah, quindi ovviamente con gli esterni non ci facciamo nulla, Iturbe il mister ci punterà, quindi bene così, vedremo come giocherà.